Ciao! Oggi vediamo come preparare col nostro magico bimbi un piatto che fa venire in mente l'estate, i pomodori ripieni di riso. Procediamo con la preparazione. Ingredienti: pomodori rossi grandi, riso, un cucchiaio per pomodoro, aglio, un pezzetto per pomodoro, basilico, 2 foglie per pomodoro, sale quanto basta, olio d'oliva, 5 grammi per pomodoro, patate a tuo piacimento. Taglia il cappello a ogni pomodoro, scava l'interno con un cucchiaio e mettili a testa in giù nel tegame in cui li cuocerai. Frulla il basilico e l'aglio nel boccale, aziona il bimbi per 5 secondi, velocità 7. Se necessario, raccogli con la spatola e ripeti l'operazione. Aggiungi l'interno del pomodoro che hai tolto in precedenza e frulla. Aziona il bimbi per 3 secondi, velocità 7, togli la farfalla. Versa l'olio d'oliva, il sale e un cucchiaio di riso per ciascun pomodoro. Aziona il bimbi per 14 minuti a 100 gradi, velocità soft, antiorario. Il riso risulterà ancora un po' al dente, ma finirà di cuocersi nel forno. Nel frattempo sbuccia le patate e tagliale a pezzettoni. Riempi i pomodori col riso al sugo, chiudili con il loro cappello. Poi riponili nel tegame insieme alle patate e irrora con abbondante olio di oliva e un po' di sale. Inforna il tegame a 220 gradi per un'ora. Le patate dovranno avere una crosticina dorata e il riso dovrà risultare morbido. Consigli: per evitare che il sugo risulti troppo secco, puoi aggiungere un po' di polpa o di passata di pomodoro, soprattutto se i pomodori che hai non sono molto grossi. Buon appetito e alla prossima videoricetta! Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante Mi piace. Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette. Stai su Facebook? All'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette e una community di appassionati di cucina. E ora, cosa vuoi preparare?